Ritorniamo dal centro sportivo Maracanà, tutto pronto per il secondo tempo della sfida conclusiva della finale con la F maiuscola fra Inter e Valencia, il classico, la partita dove ci si gioca tutto, ci si gioca la Champions League, la Coppa Campioni, la Coppa che scalda il cuore di tanti tifosi, di tutti coloro che amano il calcio e che stasera sono accorsi in massa al centro sportivo Maracanà. 12 giugno, la notte finale, la notte delle finali. C'è una stella al centro del campo, ce ne sono tante altre in cielo e tante 10 in questo istante pronte a calcare il green del centro sportivo Maracanà. Da una parte e dall'altra i due capitani Adinolfi, che insieme non hanno ancora collezionato un minuto in questa sfida. C'è una squadra arbitrale importantissima e c'è anche in veste di commissario di campo il signor Tufano, se vediamo bene. Tutto pronto, fischio di Caruso, inizia il secondo tempo della sfida fra Valencia ed Inter. Valencia che ricomincia come ha terminato la prima frazione con Macro fra i pali, Peluso, Cappuccio, Campetiello e Iovino davanti, mentre invece l'Inter a sua volta schiera Prisco, Sabatino Russo, Angeletti, Peccerella ed Esposito. Controllo errato da parte di Cappuccio, che però induce all'errore il suo diretto marcatore Peccerella. Iovino prova a danzare sulla sfera, ma ennesimo grandissimo intervento di questa stagione di Sabatino Russo, che dimostra di meritare ampiamente la nomination quale premio della critica, oltre che la nomination quale pallone d'oro. Un collettivo importante, quello dell'Inter, dove spiccano su tutte le figure di Russo ed Angeletti. Sicuramente sì, sono stati i migliori, anche se nominare solo loro risulterebbe antipatico magari per gli altri calcettisti dell'Inter, perché da premiare è il collettivo, un Inter che ha fatto bene, sta facendo bene, pare essere partita col piglio giusto. Ma attenzione al Valencia, perché Valencia si sa, è una brutta gatta da pelare, dura a morire. Il Valencia non riesce a trovare soluzioni interessanti verso lo specchio di porta avversario. Qui c'è anche la sagacia dell'Inter nel concedere pochi tiri pericolosi. Intanto Peluso ha il suo bel da fare nel mantenere il possesso palla, ci riesce sontuosamente il difensore, il gregario, l'esperienza al servizio di Matteo Adinolfi, un calcettista di cui se ne parla poco ma che almeno in finale ho il piacere di spendere due parole, nostro compagno di squadra in Serie B col Palermo, autentico leader silenzioso, nonché efficienza ed efficacia sempre ai massimi livelli per Aniello Peluso. Un giocatore che non ama le luci del palcoscenico, anzi preferisce agire nell'ombra, a volte anche in silenzio, ma in maniera ineccepibile. E per noi che non siamo tanto bravi a giocare a calcetto, una fonte inesauribile d'esperienza dove andare appunto a cercare un aiuto, un consiglio, anche come un fratello, un grande Aniello Peluso, che meriterebbe anche la via del gol, sta passando una serata un poco complicata. E Caruso si arrabbia letteralmente. Intanto arriva il gol di Iovino, che più che esultare con i compagni di squadra sembra esultare in faccia all'arbitro. Il 3-2 si fa nuovamente sotto il Valencia grazie alla cattiveria, all'istinto killer del suo bomber Iovino. Bomber Iovino, di nome di fatto in questa occasione, ha decisamente bruciato sul tempo la marcatura di Angeletti, gli è passato davanti il pallone ben confezionato, arriva subito il pareggio. È una sera spettacolare, è una leggenda, è un romanzo, ma intanto Iovino si carica la squadra sulle spalle, ne segna due, riporta in parità il risultato e forse il Valencia riesce a guadagnare
quel quid che è mancato nella prima frazione, adesso è tutto riaperto. Si è sbloccato Giando, si è sbloccato Bomber Jovino, un altro bel gol, un bel piazzato dove Prisco non è potuto arrivare, un bel destro, un gol fondamentale per lui e per la squadra, da una linfa vitale in più che è il morale, che è la chiave psicologica fondamentale in nelle partite di questo livello. Una partita da raccontare ai posteri, qui Angeletti prova a scrivere altri versi importantissimi di questa storia. Dicevamo, partita da raccontare ai posteri, tutta registrata e trasmessa dalle telecamere di Video Nola. Tanto qui una gamba tesa di Cappuccio non ravvisata, ancora la percussione del numero 5 che ci sta mettendo tanto impegno, ma manca di un pizzico di lucidità sotto porta. Poco male per l'Inter, la lucidità manca anche al Russo in questo frangente. Regala palla agli avversari, il difensore predica calma, saggiamente Peluso, ancora di più a rimarcare la sua importante versione di leader silenzioso. Campetiello qui in corsa, quasi un rigore in movimento, ma palla che termina alta. Una buona occasione qui Biancapuccio, mentre ha provato l'Inter, ma il controllo difettoso di Peppe Esposito ha gettato l'ortica. È una buona occasione, mentre ancora Peppe Esposito che conquista questo pallone, prova il calcio in scivolata. Ivan Cappuccio bravo ad evitare guai ben peggiori, ma la scivolata un episodio poco chiaro qui Gianni. Di certo un punto del regolamento che deve essere perfezionato in vista del prossimo anno. Cappuccio qui spallata, e no, questo a noi non sembrerebbe proprio fallo. Guarda Giando, all'inizio dell'azione personale di Ivan Cappuccio c'è stato un affondo, Ivan è stato bravo dal destro, si è spostato il pallone sul sinistro, ha guadagnato la fascia, forse lì c'era l'estremo per il fallo, ha continuato la sua corsa, quindi il vantaggio si è concretizzato al momento dell'impatto con Salvatino Russo. Mi è sembrato un chiaro spalla e spalla, quindi fallo non c'era, ma il signor Caruso era in campo, avrà sicuramente i suoi buoni motivi per aver fischiato questo fallo. Intanto di nuovo Gonippo sul terreno di gioco, calcio di punizione con testa che prova a piazzarla, non va. Calcio d'angolo per il Valencia, ancora una palla importante in mezzo, sale la tensione, più urla che calcio giocato. Adinolfi dalla panchina dirige i suoi, stavamo parlando della Adinolfi nerazzurro nello specifico. Peluso con Maccaro, ancora Maccaro. Dicevamo l'Inter che con pazienza, con meticolosità cambia un solo calcettista alla volta, non avvengono rivoluzioni. Testa, si trascina la palla fuori, intelligente anche stavolta il lavoro di Gonippo. Le partite si vincono prima con la testa e poi con la gamba. Testa, cuore e gamba per vincere questa finale, vedremo chi ne ha di più alla fine, al triplice fischio. Permetti una battuta Giorgio, di certo il Valencia a testa, mentre ci arriva la chiusura di Supermaccaro. Cappuccio spalla alla porta, arriva il fischio arbitrale. Nel primo tempo non si è raggiunto il limite del bonus, ma questa ripresa sembra essere molto lunga. Attenzione intanto, un altro errore, un altro fallo di Angeletti. Diciamo, molto probabilmente si andrà a tiri liberi in questa seconda frazione. Tanti falli Giando, denotano poca lucidità, quindi una minore freschezza fisica per i protagonisti impegnati in questa finale. Magari i tiri liberi Giando risulteranno decisivi ai fini appunto della vittoria finale della Champions League di quest'anno del trofeo Jack. E intanto il Valencia gestisce palla, finora non si è macchiato di un fallo nella seconda frazione di gioco, mentre invece l'Inter ne ha commessi già tre, complicando la situazione. È arrivato l'intervento di Prisco, non preciso ma come sempre efficace. Russo gestisce palla, serve Esposito. Con Esposito se la porta sul destro,
Buonissimo suggerimento per Gonippo, ancora Gonippo, prova il colpo sotto, difficilissimo nel futsal, palla che termina in rimessa laterale, ma che visione di gioco di Esposito, ancora per Gonippo, ed arriva il 4-3, grandissimo gol del numero 8 Interissa che incrocia alla grande sul secondo palo, destro-sinistro, calcia stavolta col piede mancino e fa molto male al Valencia. Maggiando, il piede ispiratore di Peppe Esposito, adesso si accomoda in panchina dopo un 30 secondi di fuoco, davvero prima sul tentato scavetto di Gonippo, palla illuminante di appunto Giuseppe Esposito, pivot dell'Inter che ha tentennato, ha aspettato forse un pizzico di troppo, stava per prendere il pallone ma poi ha illuminato con un gran passaggio un po' sprecato da Gonippo sulla seconda occasione. Lo scambio tra i due, tra il numero 8 e il numero 12, il passaggio decisivo a Gonippo è stato proprio del numero 12 nero azzurro. Gonippo poi col sinistro ha battezzato il secondo palo con un bel tiro a giro dove Maccaro un po' impreciso non è riuscito a far nulla. Rimessa laterale da buona posizione per l'Inter con Gonippo che lavora la palla per Peccerella, ancora Gonippo non riesce a raggiungere la palla. La verticalizzazione fulminea del Valencia ed arriva il gol del 4 pari. Un'azione un po' fortunosa, un po' voluta con la grinta, difficilmente decriptabile questa del Valencia. Giando, possiamo sottotitolarla con uscita a vuoto di Prisco. Ne approfitta Bomber Jovino che firma la tripletta questa sera, una tripletta meritata per lui che ha speso tantissimo in questo secondo tempo, ha dato una mano alla squadra. Nel primo tempo un po' meglio vino evanescente, bisogna dirlo, questo secondo tempo tutt'altra storia, tutto un altro registro per lui, e anche grazie a lui che il Valencia è ancora vivo. Pausa di gioco, il Valencia ha richiesto un time out. Si abbassa per un attimo la tensione ed un silenzio che annuncia la tempesta, la tipica quiete prima della tempesta in questo caso. Tutti pronti a raccogliere le ultime forze in vista dei minuti finali. Punteggio di parità 4-4, chissà se ci saranno magari i tempi supplementari per questa sfida. Giando, i tempi supplementari darebbero maggiore enfasi a questa partita, un ulteriore scossone ai cuori degli amanti delle due rispettive compagini. Da una parte ricordiamolo Matteo Dinolfi, dall'altra Marco. I due gemelli non sono ancora scesi in campo, magari con i tempi supplementari, con tanta stanchezza e poca lucidità, i gemelli potrebbero fare la loro comparsa e perché no lasciare il segno. Vedremo se riusciranno effettivamente a lasciare il segno. In passato ricordiamo qualche gol importante da parte di Marco Adinolfi nel classico. Intanto in sottofondo lo speaker a tessere le lodi di mister Felice Di Palma, candidato alla panchina d'oro nonché fornitore del service audio per questa serata, anche trasportatore di camion nonché dottore parcheggiatore del centro sportivo Maracanà, calcettista quando serve, portiere quando è necessario. Felice Di Palma che manca però l'appuntamento con la finale di Europa League che si giocherà sempre qui, sempre stasera il 12 giugno, la serata delle finali, mentre torna a proporsi in avanti il Valencia con testa da calcio d'angolo, palla raso terra, velenosa, si può innescare il contropiede dell'Inter con Gonippo che lavora bene la palla, tuttavia il suo suggerimento resta a metà strada fra Angeletti e Peccerella. Peluso, l'aggancio volante di Jovino, l'ottima chiusura di Russo, qui Peccerella, prima di piede, poi di faccia, riesce a gestire la sfera, serve per Angeletti, uno contro uno con Peluso, Angeletti sul sinistro, tiro interessante, tiro molto molto importante in questo caso, raso terra di sinistro, non c'entra lo specchio di porta, palla in fallo di fondo, punteggio che resta immutato. Cappuccio, spalla alla porta, lascia sul posto Gonippo, ancora Cappuccio, il ritorno di Gonippo. Serve Jovino, non perfeziona il suo taglio, Cappuccio qui serviva
aggredire l'area. Poteva sicuramente Ivan aggredire l'area, sta spendendo anche lui molto. Giando è una partita non per tutti. Ivan Capuccio, giocatore eclettico, brevilineo, deputato questa sera anche a fase difensiva, sta cercando in qualche maniera di gestirsi e di arrivare fresco arrivare fresco all'appuntamento. Calcio d'angolo per il Valencia, squadra spagnola che ha conquistato lo scudetto della regular season. Una cavalcata trionfale macchiata da una sola sconfitta, guarda caso proprio contro l'Inter nel classico. Corsi e ricorsi di questa stagione, la quinta che come nel primo anno presenta una finale di Champions League fra Inter e Valencia. Intanto rimessa laterale, non si sa per chi, sì, per il Valencia. Capuccio intelligentemente prova il tiro verso lo specchio di porta e serve un super Prisco, tiro potente da parte del calcettista del Valencia, ben piazzato, ma ancora la zampata di Jovino, la tripletta. Inter per la prima volta in questa partita sotto in termini di punteggio. Il bomber sta facendo la differenza anche stasera, si è dato sicuramente una svegliata bomber Jovino, un primo tempo non all'altezza, un secondo tempo da vero gladiatore decisivo per le sorti della sua squadra. Adesso il Valencia è in vantaggio, l'Inter quasi non ci crede, ha fatto tanto la squadra nerazzurra per almeno per restare in vantaggio, ma adesso è il Valencia che ha messo la freccia, ha sorpassato l'Inter e match che si riapre. Intanto qualche piccola difficoltà per Capuccio, forse un crampo, un indurimento muscolare al polpaccio della gamba sinistra. Peccerella, deviazione proprio di Capuccio, ci mette la mano Maccaro che allunga in calcio d'angolo, super portiere spagnolo Maccaro, candidato a miglior portiere, giustamente direi. Campetiello alimenta per Peluso che si sacrifica anche in fase offensiva, termina a terra. Fallo di Russo, a memoria dovrebbe trattarsi del quinto fallo. Intanto Testa pronto a far brillare il suo tiro, in opposizione in barriera Angeletti, il destro di Testa totalmente fuori dallo specchio di porta, subentrato solo per calciare questa punizione. Jovino termina a terra, si trascina la palla in rimessa laterale, anche in questo caso parlare sembra un attimino eccessivo. Russo per Angeletti, Angeletti gioco di gambe che non si dimostra efficace. Peccerella per Esposito, ancora delle carte importanti da giocare l'Inter, ma Peccerella controllo impreciso, sembra mancare un po' di lucidità e brillantezza che ha contraddistinto anche la semifinale dei nerazzurri. Vero, verissimo Giando, l'Inter pare adesso in balia del gioco valenziano, mentre Peccerella ci ha provato in maniera quasi svogliata e adesso questo fa buon gioco al Valencia, fa buon gioco Danilo Peluso che d'esperienza conquista un altro fallo fondamentale, mentre sta entrando anche Pasquale Testa, quindi peso offensivo aumenta, peso specifico di sostanza importante, pronto a calciare col destro. Subentra per i calci di punizione Pasquale Testa, mentre in precedenza un fischio arbitrale puntuale ma che ci ha lesionato i timpani sicuramente, pochi centimetri da noi. Sul punto di battuta Testa e Capuccio, entrambi destro,
Cappuccio si allontana, resta solo Testa in opposizione, tre in barriera, è uno schema, Cappuccio tuttavia non riesce a rovesciare al centro dell'area, può ripartire l'Inter con Peccerella che serve Esposito. Esposito nuovamente per il suo numero 10, il tiro di Peccerella non c'entra lo specchio di porta, calcia parecchio l'Inter ma sta venendo meno la precisione in questa fase del match, mentre ci avviamo ai minuti conclusivi. Valencia avanti di un gol, Campetiello aggancio perfetto e mette anche la sua firma su questo match, un gol bellissimo di un calcettista che finora non aveva brillato, coefficiente di difficoltà altissimo. Giando, un gol strameritato per Campetiello, l'hai detto tu, non ha brillato questa sera, deputato, un giocatore deputato al lavoro sporco, a fare legna lì, a contenere le scorribate offensive di Angeletti prima e Peccerella poi, qui si inventa un gol clamoroso, un gol spettacolare, un aggancio veramente bellissimo, un aggancio che, per il quale nemmeno le istruzioni di Ikea riescono a concepire la conclusione ancora poi più bella a giro. Prisco non se l'aspettava, il pallone anche in maniera beffarda termina la sua corsa in rete per il 6-4. Un gol che è lo spot, potremmo dire, del trofeo Jack di questa finale. Emozioni che raggiungono punti diametralmente opposti. Il punto di massima euforia, il punto di massima disperazione da una panchina e dall'altra. Adesso c'è tanto entusiasmo sulla panchina del Valencia. Inter un po' incupita, ma che ha ancora tanto da dire, mentre mancano solo 5 minuti, 300 secondi per recuperare due gol. È difficile, quasi impossibile contro una delle difese che ha imparato a chiudersi meglio, ha subito meno gol durante questa stagione. Intanto subentra anche Caccavale. Vedremo l'Inter cosa riuscirà a produrre per questi minuti conclusivi. Jovino, spalla alla porta, Russo non riesce a tenerlo. È un po' calato sulla distanza Sabatino Russo. Jovino qui, manca il tiro di poco, il bersaglio grosso. Spalla alla porta, Peccerella non riesce ad alimentare. Manca la lucidità mentre riparte efficacemente il Valencia. La verticalizzazione viene ostacolata da Russo, ma troppo sulle gambe i calcettisti nerazzurri, Russo costretto a mettersi in proprio, guadagna fallo. Campetiello senza motivo inizia a sproloquiare nei confronti dell'arbitro, ammonizione giusta. A volte manca un pizzico di contegno. Uno sfogo per Campetiello che soffre la tensione, minuti finali, vantaggio per il Valencia di due gol che possono essere tanti come pochi, bastano due azioni per riuscire a capovolgere ancora la situazione, vediamo adesso cosa succederà. Calcio di punizione dal peso specifico importantissimo ed arriva la conclusione, il gol di Russo che non ci sta a perderla così. Adesso aspettiamoci dei minuti conclusivi di fuoco, potrebbe succedere di tutto. Giando, la battaglia è aperta, qui si gioca tutto, ci si gioca tutto, ci si gioca la faccia, la gloria, la vittoria finale del trofeo. Un gol solo separa le due squadre, in vantaggio il Valencia, ma l'Inter sembra aver recuperato energie che nessuno si aspettava. Russo, specialista dei calci piazzati, l'abbiamo apprezzato anche nei tiri liberi. Attenzione, qui per poco Caccavale non realizza un gol che più che una beffa sembra un finale da film horror. Dicevamo, Russo, specialista dei calci piazzati, dei tiri liberi fantascientifici. Intanto una bruttissima verticalizzazione da parte di Caccavale, Esposito costretto agli straordinari, addirittura Esposito termina a terra. Non ci sono falli. In questo caso spalla e spalla non è stato fischiato il fallo, anche in precedenza doveva essere così. Russo prova a sbucare fra due avversari, non riesce a calciare verso lo specchio di porta, squadre lunghe, Caccavale per Esposito, un controllo un po' difettoso.
mentre si fa sentire a gran voce anche mister Di Palma, forse ha pronto un contratto sulla panchina dell'Inter in vista della prossima stagione, chi lo sa. Intanto Esposito, ancora lui, se la porta sul sinistro, Cappucci in opposizione, ancora Esposito contro due avversari, non riesce a trovare linea di passaggio, Peccerella per Russo, la conclusione, la gran parata di Maccaro, che anche di piedi dimostra di avere spessore, di avere molte qualità. Caccavale per Peccerella, Russo in avanti, prova a servire Peccerella che alza la sfera ma se la ritrova fra le mani Maccaro. Tensione altissima, ogni singolo errore potrebbe segnare la differenza. Intanto rimessa laterale per l'Inter, ancora un grande intervento difensivo di Russo. Spalla alla porta il numero 2. Palla a Caccavale. Ancora Russo a qualche metro per avanzare, prova il calcio, non c'è più nessuna difesa. Perde anche un po' di tempo l'Inter nel battere questa rimessa, si poteva risparmiare una manciata di secondi. Russo per Esposito, ancora gioco interessante, ce l'ha sul destro Peccerella, gran parata di Maccaro, il tiro centrale Maccaro prontissimo, aspettava la conclusione di Domenico Peccerella, una conclusione un po' stiracchiata, non perfetta, ripeto, Giovanni Maccaro pronto. Fischio arbitrale, per quale motivo? Ammonizione ai danni di Angeletti forse. Intanto Esposito perde la testa in panchino, si esibisce in uno spogliarello, dovrebbe essere tiro libero, anche perché se c'è l'ammonizione non si può poi sanzionare il fallo in seconda. Non sappiamo precisamente cosa sia successo, aspettiamo magari lumi dal coordinamento giornalistico mentre c'è lo spogliarello di Esposito. Ricordiamo, mancano solo 120 secondi al termine di questa sfida, l'Inter è sotto di una segnatura. Sì, tiro in seconda, Esposito, la conclusione deviata, c'è calcio d'angolo con il Valencia pronto a mantenere la pressione alta, a tenere i pericoli lontani dalla propria porta, a difendere questo gol di vantaggio. 6-5 il punteggio finora per gli spagnoli. Fischio arbitrale, cambio battuta, fallo, quindi palla all'Inter che non riesce ad ottimizzare il possesso. Gamba alta di Peccerella, gioco di pericoloso, fallo in seconda, mentre perde qualche secondo preziosissimo il Valencia d'esperienza con Peluso, che serve Iovino. Subentrato anche Marco Adinolfi, che subisce un tunnel nel primo pallone giocato. Campetiella allunga per nessuno, Iovino scatenato, un killer con tutti gli avversari, un suggerimento in questo caso impreciso da parte di Michele Prisco. Sta perdendo un po' la testa l'Inter, che non riesce a brillare, ed arriva il triplice fischio. Valencia vince lo scudetto, il Valencia porta a casa la Coppa Campioni, duplete per i valenziani. C'è grande festa, Giando, c'è grande festa, un clima eccezionale tra le fila del Valencia, delle arance, mentre delusione, tristezza anche motivata per quelli dell'Inter, se la sono giocata, Giando, ma l'Inter non è riuscita a tenere la testa sulle spalle nei momenti finali, dove tutto veramente poteva accadere. Ho pensato per qualche istante che l'Inter ci regalasse la gioia dei supplementari, l'emozione dei supplementari, così non è stato. Onore al Valencia, ma onore anche agli sconfitti, l'Inter se l'è giocata alla grande. Magari appuntamento al Trofeo Jack, sesta edizione per questa grande squadra, ovvero l'Inter, per una futura vittoria. Uno striscione, inizio partita recitava comunque vada, grazie campioni. C'è ancora tanto da ringraziare al Valencia, che ha regalato un altro sogno stasera contro tutto e tutti. Arriva la vittoria anche in Champions League, nonostante una defezione molto molto importante,
come anche da parte dell'Inter. Bravi tutti per questa finale, una partita bellissima sia da una parte che dall'altra. Il classico della stagione l'ha vinto l'Inter, questo classico che decreta la Coppa, la Champions League, lo vince il Valencia, che diventa campione europeo oltre che campione scudettato. Valencia 6, Inter 5, questo è il verdetto del campo, questo è il verdetto del centro sportivo Maracanã.